Ok, ragazzi, in questo video cosa faremo? Faremo un video vlog, un home tour e come creo questo segna, questo to-do. Allora, io utilizzo questa carta qui della Lidl e utilizzo delle carte già tagliate. E mi sa che guardo se ho già dei fogli pretagliati. Quindi vado nella mia scatola con sopra 3.000 cose. Ok. È un po' sfondata questa qua, però. Allora, qua c'è della carta già tagliata, anche qui, però penso che utilizzerò quella lì e vediamo se questa carta lunga abbastanza, perfetto. Ok, uso già la carta pretagliata che ho, pretagliata, comunque sono quelle carte lì che ho già delle carte tagliate. Adesso vedo se fa la stessa cosa che ho fatto qui, quindi il cuoricino, oppure lascia proprio la scritta quadrato, scritto to do, today, lì sopra. Questa qua la metto nel reparto sticker, gli stickeroso, non ho altro. Magari prendo anche questa carta qui e vediamo cosa ne faccio uscire fuori. Ok, poi mettiamo via tutto. Allora, quella cosa lì, vale, porto sticker. Penso che la utilizzerò nella prossima. Ecco qua. Ok, allora questo posso anche andare a mettere via. Non ne ho più bisogno. Questo troviamo a posto da mettere. Allora, qui abbasso. Allora, cosa vado a fare? Vado prendere questa qua, non mi serve più, con la forbice, colla e il vecchio today. Allora. Ok, sì, no, lascio così, allora divido a... metà, vediamo se faccio la misura sulla mia azienda, e guardo se è troppo piccolo. No, è perfetto, quindi fuoriamo. Perfetto, non lo voglio tanto largo, quindi spostiamo qua, lo mettiamo qui. Ok, allora prendo un righello e vado a schiacciare bene. Ok, ora vado a incollarlo con una colla a stick, questa qua grande, se ce n'è ancora,
questa luce qua così si vede meglio e vado a incollarlo così bene su tutti i lati e anche in mezzo e vado a mettere poi con un righello mi aiuto e schiaccio. Così faccio uscire eventuali bolle d'aria. Ed ecco qua, fatto incollato. Ora vado a ritagliare. I bordi qui vado a arrotondarlo ok butto via arrotondo anche qua il bordo che ogni volta io mi uccido per arrotondarlo. Più o meno ci siamo, arrotondiamo il bordo, anche se non è proprio arrotondato perfettamente. Sì, non sono in grado di arrotondare i bordi, ragazzi, cosa volete che ci faccia? Io i bordi non andiamo d'accordo. Ecco, più o meno ci siamo, più o meno. Più o meno vado a scrivere la scritta today con un pennarello nero se trovo il pennarello nero eccolo qua mi piace ecco mi piace di più così ed ecco qua anche la scritta today fatta molto semplice molto semplice e andiamo a plastificare entrambi i due segnapagina anche se non è perfetto aspettate che provo a casomai a renderlo un pochino dritto ok.
non è proprio perfetto, però a me piace così, cosa che devi fare, ragazzi. L'imperfezione a volte è meglio che della perfezione. Allora, inserisco il today questo qua e l'altro lo inserisco un po' più in giù perché questa cosa qua la ok, ora prendo la plastificatrice, plastifica e ci vediamo dopo. Ragazzi, intanto la plastificatrice si sta scaldando, io ho un po' di caldo. Ok, la plastificatrice si scalda, tiro fuori un foglio, poi vi faccio vedere anche l'aggiornamento dell'agenda delle unghie. Ok, vado a plastificare, visto che la plastificatrice è pronta. Non attivo. Ok, passo nell'ambito freddo. Aspetta un pochino che si raffreddi, poi vado a tagliare. E utilizzo la forbice grande. Ok, vado a tagliare lasciando un po' di margine, perché sapete che se andiamo a tagliarlo troppo rischiamo che si apra. Ok, allora andiamo a tagliare un centimetro vicino al bordo. Andiamo a stondare gli angoli così. Ok.
vado a ripassarla un attimo dentro qua. Adesso vado a fare la stessa cosa per questo, e questo mi è un po' più facile tagliare. Ma credo che dovrò tagliare ancora un pochino il bordo. Adesso sto facendo tutto alla grossa, poi vado a sistemare. Alla grossa, alla buona, come posso dire, non so, prendo la forbice, quella un po' più piccola, e mi vado a aiutare. Ok, vado a inserirlo di nuovo dentro, vado a fare i fori qui, però credo che andrò a accorciare ancora un po', perché so come va a finire ogni volta dentro all'agenda. Vado a inserire di nuovo questo, vado a fare i fori, prendo le misure, mi aiuto a prendere le misure con questo e vado a prendere una penna gel e vado a fare il disegno del buco. Ok, vado a rifare anche di qua la stessa cosa. Ok, vado a fare i buchetti con la rasta, con la sfioratrice. Questa qua la rapesco. Ok. Ok, vado a fare dei piccoli ritaglini, ma proprio piccoli, con la forbicina piccolina.
Ok, vado a ripassare dentro. Dopo vi faccio vedere come li ho posizionati. Ok, eccomi qua. Allora, ho fatto i buchi. Adesso vado a metterlo dove l'ho messo. Quindi qui lo inserisco. Ok, ed eccolo qua, inserito. Allora, oggi è giovedì, questa qua bisogna che si raffredda, mentre questa si raffredda, sistemo un po' qua, vi faccio vedere. Ok, faccio un video anzi a parte per quell'azienda, vuol dire il video dopo. Allora ragazzi, appena entriamo, questa è la visuale. Vicino alla porta c'è questi scatoloni qui con questi pupazzi, il mio armadio con dei pupazzi là sopra e delle scatole. L'armadio in questione è questo, col fiocco del battesimo della bimba. A fianco c'è un altro armadio con varie cose, anche qua vedete delle enciclopedie varie, col piattino lì l'ho fatto io, tutte queste cose qui. Di qua abbiamo una parete praticamente vuota, diciamo, tranne per questo calendario. La parete non si vede, forse se spengo il flash si vede, è lilla, vedete. Poi qui abbiamo la nostra scrivania, che l'avete già vista. Avete già visto, ecco qua, tutte pareti, vediamo se si vedono senza flash, tutte pareti lilla, ecco qui. Qui ci sono varie cose che ho appeso io. Qui troviamo un altro armadio, la mia camera è fatta sugli armadi, è un armadio a muro dove ci sono cose varie. Qui vicino al letto ho varie borse, varie cose, e questo è il letto. Lì ho la mia bella vista che si vede da fuori. Lì ho una mensa a angolo, che ci sono io da piccola, entrambe le foto, e qualche santo e la abat-jour che alla notte io accendo. E questo quadro che ha fatto mia zia col puzzle, ed è il riflesso della luce, forse se spengo si vede un po' meglio, ecco. E questa particolarità è che, non so se vedete, si illumina al buio questa parte qua bianca ed è bellissimo durante la notte. E niente ragazzi, questa è la mia camera, quindi ordina panoramica, questo è il soffitto. Così io quando sono seduta a letto vedo questa questo qui, quindi mi metto il libro di film, o se caso mai lo posso lo metto qua. Lì ho la mia acqua da notte, lì ho la mia ciabatta con i vari cavi, la mia postazione cartapazza, io da piccola, questo qui, questa fattina a cucinella l'ha fatta la mia cugina, i vari nomi, le varie foto. Questa sono io quando stavo compiendo 4 anni, mio padre e mia madre, la scritta di mia cugina, un fiore che si sta staccando che ho fatto io, la scritta vita, il nome del mio amico che è morto, che ho lì la sua foto. Questa è la parte solo sua, qui avevo delle altre scritte che le ho tolte ma presto metterò altre. Qui ci sono, c'è questo qui con i brillantini, carino carino.
scritto Family, scritto Amore, questo è il tatuaggio che voglio farmi. Questa è una frase che avevo letto. Il nome è mio, quello di mia zia, quello di mia cugina, quello di mio zio che tutto devo farlo, di nuovo ritaccarlo, e quello di mio cuginetto, la mamma e la nonna. Questo devo ritaccarlo perché qua d'estate il sole batte bello caldo e devo riattaccare un bel scotch adesivo, biadesivo che attacchi come si deve. Anche questa, vedete, si è scolato da anni, anche qua ci sono questi da anni. Scritta Hope. Questo fiore resiste perché ci ho messo anche la colla su, vedete, questa colla glitterata, l'ho messa anche qua. Questa qui dedicata, questa parte dedicata al mio amico, ed è un testo della canzone, anche questo si è staccato, e questa frase qui l'ho riportata qui. Non ti è stata data la possibilità di sbocciare qui giù, ma lo farai in un giardino meraviglioso, fiore uniche e preziose, dove resterai per sempre. Raul. Ti ho messo questi fiori qui, questa farfallina qui e questa canzone qua. Se stai come me, guarda verso il cielo. Anche se manca il respiro, se sei come me, puoi ripartire da zero e fare a pugni col destino. E questa rosolina qui. Questa qua la vado a mettere qua. E questo è il suo reparto. Qui ci sono enciclopedie che abbiamo collezionato nell'arco degli anni. Qui vedete la scritta di mio zio. Qua ci sono cose varie. Qui ci sono biglietti dove ho fatto io le damigella. Vedete, aspettate, vediamo se c'è la foto dove ci sono io qua oppure no. Questi sono i miei cugini dove ho fatto io la damigella. E questo era il biglietto degli auguri di Natale. Questa qui e questa qua. Qui c'è la foto che siamo stati a un matrimonio dei miei cugini con la mia nonna e mio papà, io da piccolina. Aspettate che metto a fuoco. Io da piccolina con questo vestitino tutto rosa, dolce, carina. L'ho strappato. E mamma un pochino più giovane. E questo con il mio più bello, questo qua, anche questo per gli auguri. Sono la foto del matrimonio. E niente. Questa è la mia camera, ragazzi. Eh sì, ragazzi. La foto della mia camerina. Come vedete non è grande questa camera, è proprio piccolina piccolina. Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco. Ragazzi, oggi merenda Thelma Herbalife. Barretta proteica alla cosa cacao e arachidi. E tè infuso, anzi, non tè, infuso alle erbe, al gusto pesca. Questo è un integratore alimentare, polvere insolubile istantaneo, elevato tenore di caffeina, non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento, con zucchero e edulcorante. È una bevanda con estratto di tè, dagli effetti tonici e energetici. Contiene inoltre caffeina che può fornirti una carica di vitalità. È consigliato mezzo cucchiaino di caffè, 250 ml di acqua calda o fredda a piacere. E gli ingredienti ci sono. Vabbè, non vi leggo gli ingredienti. Estratto di tè o orange di foglie praticamente, maltodestrine, tè verde, fruttosio, sempre tè verde in foglie, caffeina naturale in polvere, aroma naturale di pesca. Edulcorante, estratto di sapidità, estratto di malva silvestre fiori, ibisco in polvere fiori, estratto di cardamomo in semi. Questo aiuta anche a bruciare i grassi. Sì, ho la bocca che si sta sperando.
appena finito. Sto facendo fatica a mangiare la baletta perché prima l'ho lasciata in frigo e secondo ho male ai denti. Quindi se sto portando troppo l'apparecchio su e mi fanno tutto male ai denti. Qui sta emanando un odore di pesca assurdo. Anche questo qui, che è gusto naturale, senza nessun aroma. Ragazzi, questa è la piccolina di cui vi parlo spesso, a cui abbiamo fatto il trattamento. Lei è Lunetta. Lunetta, fatti vedere. Guarda, guarda chi c'è lì. No. Feste. Guarda Lunetta, guarda chi c'è lì. Guarda. Lei è la sorellina di quella bianca, è tutta così immacolata. Fatti vedere, stroncetta. No, Dadini, guardate che bella che sono, che stronzettina che sono. Dai, fuori. E quindi avete visto anche Lunetta. Dunetta. Qua scotta, aspetto che sì. Nel frattempo preparo la tavola perché arriva la ragazza a farsi le unghie. A dopo. Ragazzi, a fine video metto le unghie che ho fatto. Mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!